Tutto pronto, inizia la terza settimana della 22esima edizione dello Sbordone League. Si parte come sempre primo pomeriggio, oggi un po' più tardi, dopo la partita del Napoli delle 15. Si apre sempre con l'under. Prima partita di giornata, Beverly Imps contro Yoga Malito, mentre sull'altro campo in contemporanea sta per iniziare Boca Junior West Ash, un grande match per quanto riguarda l'under. Noi seguiremo da vicino ovviamente questo match con Quaglietta che prova a salire, chiude Lombardi. Subito calcio di punizione interessante per Beverly Imps con Quaglietta sul punto di battuta, parte lui col destro a giro, perdone tra le blocca senza troppi problemi. Allora, Yoga Malito con Cardone a porta, poi ci sono Capasso, Leva, Scolesi, Lombardi, l'altro Lombardi, poi due nomi che ci mancano, questa è la seconda volta per me con la Yoga Malito, c'è anche Spiezia. Per invece del Beverly Imps porta Tassari, prestito, partite che abbiamo visto impegnato in queste edizioni con lo Shimmerland, soprattutto in assenza di Avallone. Poi ci sono Russo, non lo vedo, tanto attenzione al destro di Ravo, ribattuto da Cardone, lancio lungo sempre dai bracci di Tassari, Anillo, Mongelli, un incontro, Quaglietta, Ferrante, Pesa e Ravo, questi sono gli otto, arriva anche Russo, poi ritardo per i suoi, tra poco andiamo a scoprire anche gli ultimi due nomi che ci mancano dello Yoga Malito. Scolesi, palla poi centrale, Spiezia col velo, non male l'idea, chiuso però. Allora ancora Lombardi, Leva, finta, palla centrale, Spiezia, si crea lo spazio per il tiro, cerca l'assist e poi c'è un chiamato lascia. Sbilanciato il Yoga Malito con Ravo che prova a metterla dentro, Leva chiude e apre su Spiezia. Lombardi in avanti, tra l'altro ho trovato l'altro Lombardi che si gira, prova a cercare il taglio di un compagno, palla interessante, cross in mezzo, esce. Allora, D'Angelo e Rosano erano i due nomi che ci mancavano, Capasso parte fuori, Rosano a sinistra, D'Angelo centrale in questo momento di difesa. Con Lombardi e Spiezia un po' più in avanti. Spiezia anticipa proprio il proprio compagno, poi Anillo anticipato, palla centrale a Scolesi, Lombardi, chiuso, intervento sul pallone. Pallone all'indietro, un po' rischioso, occhio a Scolesi che ha recuperato palla. Prova il dribbling col tunnel, chiuso poi. Non è finita, Spiezia, palla centrale, deviazione, poi ancora Ferrante, un po' di confusione in questa azione. Ascolesi la gira in mezzo, la fine allontana Quaglietta, ma non bene. Leva, chiudetelo, finta e destro, fuori. L'Imps ha perso entrambe le prime due giornate, le prime due partite di questa regular season. Mentre lo Yoga Malito, se non sbaglio, una l'avete pareggiata. Una vinta e una persa, una vinta e una persa. Importante dunque questo match di entrambe le squadre, in particolare anche per il Beverly Imps che dopo tre giornate vorrebbe trovare i primi tre punti, mentre qui con la punta non riesce a trovare la porta. Leva, anzi Spiezia, si riparte, buon incontro, chiuso, poi la palla recuperata da Ferrante, prova il tunnel ma chiuso anche lui.
con le mani, palla per Ferrante. Con le mani. Oh, tunnel incredibile di Ferrante su Lombardi, che poi fa fallo in attacco però. Leva. Ascolesi. Pallone per Lombardi, poi dietro. Lancio lungo, Mongelli la butta in avanti. Rosano. D'Angelo, finta, pressato da Ravo, palla lunga, precisa per Capasso appena entrato, Spiezia, palla ancora dentro per Capasso, non male, troppo forte però. Pesa, Quaglietta, si gira, viene chiuso, recupera Russo. Rimessa per lo Yoga Malito. Lombardi, leva. Finta non riuscita, Ferrante in avanti, ancora leva, pallone verso Capasso che con il fisico prova a crearsi lo spazio, riesce anche, ma la palla è alta, senza deviazione per il nostro Don Antonio Schioppa, nella sezione di Schio. Mongelli palla dietro, leva, chiuso, Ferrante quasi perde il pallone per l'effetto, poi commette fallo. Sulleva. Pallone lungo, cercare Capasso che prova a coordinarsi. Poi Rosano con il tunnel tentato ma non riuscito su Mongelli. Poi c'è fallo prima. Lungo Russo, pallone intercettato di testa da Lombardi. Allora finessa con le mani per il Beverly Imps. Lombardi, sempre lui di testa, poi Russo, appoggia su Anello, chiuso, senza fallo, c'è rimessa laterale ancora per Yoga Malito. Ascolesi fa passare, non riesce ad arrivare sul pallone, Russo alla Chiellini in avanti. Lombardi con una rimessa laterale orizzontale molto rischiosa, infatti palla persa, Quaglietta, palleggio, poi controlla. Mette a terra e poi prova a crearsi lo spazio a destra dove appoggia per Mongelli. Cambio gioco dopo doppio tocco. Non irregolare per Don Antonio. Poi Ferrante prova a lanciarsi. Gran velocità però di Lombardi che poi perde contatto col pallone. È rimessa dal fondo. Mongelli sale in cielo per prendere questa palla di testa. Poi di stinco spazza. Con le mani, palla lunga, testa ancora pesa questa volta, Quaglietta ancora con un palleggio non precisissimo, Ascolesi prova a superare, Mongelli ce la fa con un rimpallo, ancora Ascolesi, altro dribbling di Suola, poi tacco per Capasso che mette il fisico davanti, prova a concludere, Ferrante appoggia in calcio d'angolo. Sempre 0-0 il risultato. La palla ferma quando vuoi. Angolo. Battuto. Cross. Secondo palo. D'Angelo di testa. Non riesce a dare forza e direzione a questo pallone. Poi lancio lungo verso Quaglietta che prova la sponda di tacco. Ma serve involontariamente un avversario che leva. Palla poi persa. Allora pesa. Quaglietta si allunga e poi cade anche in maniera molto cinematografica. Recupera pesa. Poi doppio rimpallo. Alla fine D'Angelo riesce a trovare una traccia in profondità per Capasso che si lancia. Capasso entra in aria e grande chiusura da dietro di Russo. Si resta sempre 0-0. Ancora angolo però per lo Yoga Malito che aumenta la pressione in questi minuti. Arriva il cross, questa volta troppo alto, rimessa con le mani per i Beverly Hills. Quaglietta, occhio al taglio di Pesa, palla che arriva a lui, Suola è uscito a guardare, pallone dietro, chiude Lombardi in calcio d'angolo. E allora questa era una buona occasione per i Beverly Hills. Adesso ci provano da calcio d'angolo. Arriva il cross, secondo palo, Ascolesi ancora in angolo.
Altro giro dalla bandierina. Bravo. Lascia appesa. Battuto vicino per Ravo, che poi la mette lui in mezzo. Non c'era nessuno dei suoi compagni. Lombardi sale. Palla centrale intercettata. Rimessa sua. Pallone in avanti. Chiude Aniello. Pallone che è buono per Rosano. Si gira. Supera Checchino Mongelli. Poi prova il tocco in avanti. Ancora sempre Rosano. Alla fine guadagna una rimessa con le mani. Spiezia. Lascia Rosano. Con le mani. Lunga in mezzo. Ancora Mongelli di testa. Questa volta va Lombardi. Lunga. Testa di Cavasso che se la ritrova però lì. Riesce a indirizzare bene. Quaglietta prova a lanciare. Ferrante prova ad arrivare su questo pallone. Bravo Cardone che è uscito ben al di là della propria area di rigore con la testa. Poi tacco di Pesa. Non esce bene. Si riprende il gioco dopo un altro giro di cambi per entrambe le squadre. Capasso protegge e poi scarica su Lombardi. Rientrato Antonio. Doppio passo, palla dentro. Spiezia, si gira bene. Ma Russo ancora attento a mettere palla in calcio d'angolo. Vai un secondo. Ascolesi, sempre lui dalla bandierina che non c'è. Cross, interessante. Quasi col braccio qui. L'aveva presa Capasso, mentre il lancio lungo di Tassari non è preciso. Lombardi. D'Angelo. Palla allargata a sinistra, poi si gira anche dal portiere. Ascolesi. D'Angelo. Sempre Ascolesi, stesso palla allungato dello Yoga Malito. Si torna ancora da D'Angelo, finta sulla pressione di Ravo. Poi cerca un'alternativa, trova Lombardi a destra che però la perde. Ravo, palla dentro, non male per Pesa che però viene anticipato da D'Angelo che poi arriva quasi in zona tiro, invece allarga per Rosano che prova a crossarla in mezzo sul secondo palo. Non arriva nessuno, non arriva neanche Lombardi. Lombardi con un rilancio che diventa quasi un tiro. La perde il portiere Tassari del Beverly Imps. Sempre attento però Russo, arriva prima dell'avversario. Calcio d'angolo. Solo io e te. Arriva il cross. Salta basso che resta lì. Salvataggio sulla linea. Poi ancora Capasso. Alla fine è angolo. Sicuramente l'occasione più grande della partita fino a questo momento per lo Yoga Malito. Salvataggio di Ferrante sulla linea. Altro angolo. Altro cross. Questa volta alto. Non arriva nessuno. L'ha toccata Tassari. Quindi ancora rimessa con le mani per lo Yoga Malito che resta in attacco. Lombardi. Lunga in mezzo. Capasso non ci arriva e poi dopo il rimpallo blocca Tassari. D'Angelo rischia qualcosa ma se la cava bene. Ascolesi, dribbling, palla dentro per Spiezia che si gira molto bene. Capasso in aria, sempre Russo. Al momento di gran lunga il migliore dei suoi Russo difesa. Ascolesi, dall'angolo, arriva il cross, secondo palo, D'Angelo, non trova la porta. Chiusura di D'Angelo con il Beverly Imps che guadagna metri a suon di rimesse laterali. Palla che arriva questa volta però tra le braccia di Cardone. E allora Lombardi
sale lui. Palla sul suo lungo linea, ma c'è Quaglietta prima di Spezia, ma gran recupero da dietro di Spezia. Poi Ascolesi con il tocco per Rosano, che arriva zona cross, punta, rientra, palla persa, leva, calcia col sinistro, gran parata questa volta di Tassari, gran conclusione di Leva. Iniziano a diventare tante però le occasioni per lo Yoga Malito. Si resta 0-0, Spezia appoggia su Lombardi, prova un cross deviato, palla che arriva dove c'è il sinistro di D'Angelo, fuori. Rimessa lunga, Lombardi controlla, Ravo prova ad arrivare, Lombardi si allunga, poi dribbling su Aniello, palla centrale, capasso di prima, Spezia in aria, destro alto, altra grande occasione. Buono questo rinvio sui piedi di Ferrante, palla centrale per Quaglietta che non controlla benissimo. Allora Lombardi con lancio lungo, Spezia la spizza, deve essere un gioco di parole, Spezia la spizza. Se lo dici tante volte... Sei proprio un zuzzurellone, sei. Sei un cazzo di zuzzurellone. Ecco, dopo questo piccolo show del solito del nostro schioppa, continuiamo con Quaglietta che cerca e trova Ravo, controlla, non male, non bene. Lombardi non trova compagni. Quaglietta controlla, protegge e guadagna, rimessa ancora per il Beverly Imps, testa di Leva, Spezia prova a lanciare di testa Capasso, si alza un campanile su cui Capasso la mette giù molto bene servendo Rosano, poi dribbling, palla dentro, rimpallo, Ravo riesce a chiudere, lancio lungo, poi Leva con la punta, Spezia mette il fisico, ancora un po' di confusione, Leva sempre, cade, c'è fallo. Punizione per lo Yoga Malito con Spezia sul pallone col destro, 3 in barriera per Tassari. Schioppa si controlla che non gli cade il moccio dal naso. Stiamo mantenendo il naso. Tende a cadere. Portiere. Arriva il fischio. Parte col destro basso. Tassari in due tempi. Sempre 0-0 il risultato. Sempre bloccata la partita, anche se lo Yoga Malito negli ultimi minuti ha creato sicuramente di più. Palla allargata su Ferrante, anticipo di Lombardi. Poi pallone lungo, ancora Lombardi che torna sopra il rimpallo. Sempre Lombardi, zona tiro, non calcia, adesso sì, traversa piena di Lombardi. Non so se l'abbia toccata anche Tassari con la punta delle dita. Ok, Dia, portiere, l'hai toccata? Non l'ha toccata, onesto. Potrebbe prendere il merito di una gran parata. Invece traversa piena. Palla lunga di D'Angelo, sempre Russo in chiusura. Quaglietta arriva prima dell'avversario, prova a lanciarla lunga. C'è Ravo che non controlla e quindi c'è il fallo. Russo sul punto di battuta. Palla alta. Direttamente dalle braccia di Cardone che poi l'aveva quasi persa. La ritrova per sua fortuna subito. Gran rischio però, poi palla allargata male, occhio ancora un errore, D'Angelo rimedia, Spezia, Quaglietta non arriva prima di Lombardi, che poi si lancia, prova il dribbling chiuso da due, Mongelli non lo molla, poi palla allargata male, allora Ravo prova il dribbling chiuso da D'Angelo, non è finita, con buon incontro che ha provato un tocco troppo difficile, poi c'è fallo su Rosano. D'Angelo lunga, pallone su Capasso che riesce sempre a mettere il fisico davanti, ma Russo oggi è in gran forma, finisce così il primo tempo, risultato di 0-0, partita bloccata nell'ultima parte di primo tempo, più occasioni create dallo Yoga Malito, ma risultato tutto sommato forse giusto. Tutto pronto per il secondo tempo di questo match di Under, con il risultato fermo sullo 0-0 tra Beverly Imps e Yoga Malito, due squadre che hanno bisogno di fare i punti
forse il Beverly Hills di più, mentre il tiro di D'Angelo è alto. Beverly Hills forse ne ha più bisogno, 0 punti in due partite, e quindi si cerca la prima vittoria che invece l'ha trovata lo Yoga Marito la prima giornata, poi la scorsa invece è uscito sconfitto. Bravo, prova a lanciarsi questo pallone, leva, anticipa Pesa, poi spiezia, tocca, la mantiene in campo anche, tocca all'indietro un pallone un po' così e così, con qualche rischio, alla fine la rimessa laterale per Beverly Hills. Bravo, dribbling, poi Quaglietta, anzi buon incontro, prova a superare un altro giocatore, non ci riesce, parte il contropiede Yoga Malito con Spiezia chiuso, arriva il fallo laterale per lo Yoga Malito con il pallone dentro, Quaglietta in avanti, nessuno ci crede, palla che arriva direttamente alle braccia di Cardone. Rosano, pressato, tocca per Leva, riesce ad allargare per Lombardi, esce bene lo Yoga Malito. Lombardi poi non trova compagno, anzi sì, c'è suo fratello, che poi fa fallo e c'è il fischio. Punizione, Russo. In avanti, D'Angelo a vuoto, Ferrante dietro di lui, non riesce a stoppare. Poi combatte con Rosano che evita la rimessa, il calcio d'angolo, Capasso sbaglia, Quaglietta piazza tra le braccia il portiere avversario. Allora sempre 0-0. Capasso di testa, la spizza, Lombardi prova ad arrivarci, ci arriva, attacco per Capasso, poi ancora palla dentro per Lombardi, Mongelli in chiusura, non è finita, Lombardi calcia, deviazione, diventa un cross, alla fine Quaglietta in avanti per Ravo, con D'Angelo ancora non preciso nel controllo, Ravo, destro, clamoroso errore sotto porta. Sarebbe stato, avrebbe... Ah. Quando... Sarebbe stato incredibile, vero? Se sì. Beverly Hills fossero passati in Beverly vantaggio. Hills soprattutto. Siamo già dall'altra parte, Lombardi. Finta sul Russo che però quest'oggi è veramente insuperabile. La rimessa è anche sua. Pesa, la gira, alzando un campanile. D'Angelo ancora in difficoltà. Ferrante prova... Poi occhio a Cardone che la perde ancora. Ferrante era a terra per sua fortuna. Lombardi, palla in avanti sua alla Di Lorenzo. Poi Quaglietta la gira, palla. Rosano, sale lui. Poi si ferma, prova a cercare Leva in mezzo a tre, palla un po' pericolosa. Occhio a Pesa, in aria con la punta, non riesce a dare forza a questo tiro. Adesso però le occasioni per i Beverly Hills sono diventate abbastanza. Con le mani, Aniello, bravo, testa all'indietro, Pesa in avanti, non c'è nessuno. Lancio lungo, Mongelli con il destro, la mette anche giù bene per un compagno, poi c'è fallo. Arriva il destro di Ravo, palla alta però. Invio dal fondo, lungo, non benissimo però. Lombardi alla fine deve spazzare il fallo laterale con le mani. Russo, tocco, il buon incontro, poi chiude Rosano che poi però deve ritornare all'indietro perché aveva perso il pallone Capasso. Mongelli ha provato il tiro diretto di sinistro senza buoni risultati. Palla in avanti, Lombardi mette il fisico, protegge bene, prova a calciare, non trova il pallone, poi si ferma, non riesce a giocarla, alla fine è fondo. La palla qui esce, rimessa con le mani per lo Yoga Malito. Lombardi,
in avanti. Quaglietta mette il piede, arriva Rosano prima dell'avversario, poi la perde, la ritrova. Mongelli su di lui, il cross arriva sul fondo. Altro rinvio lungo, Ravo controlla bene, prova ad autolanciarsi contro D'Angelo. D'Angelo ci mette la testa, arriva il tiro che spunta all'improvviso come Osimhen. È una palla persa, non ha mollato. Andato in guerra, non ha mollato. Cross di Pesa. Arriva il cross a vuoto di poco, buon incontro. Contropiede dello Yoga Malito. Ascolesi resiste a un fallo. Pallone in profondità per Lombardi che arriva col sinistro. Era quasi diventato più un cross che un tiro. Palla fuori. Passare in avanti. Ravo di testa molto bene. Anche lui sta giocando una buona partita. Poi cambio gioco. Un po' troppo lungo per Pesa, che poi riesce a conquistare la rimessa laterale con Lombardi che pensavo fosse già uscita. Allora rimessa per il Beverly Imps. Pesa la mette in mezzo. Palla che passa. D'Angelo di testa. Lombardi la perde. Pesa leva, se la ritrova in mezzo alle gambe. Poi ancora Pesa a combattere. Ravo appoggia per il destro di Quaglietta. Ci arriva bene Gardone. Secondo tempo decisamente più a tinte nere rispetto al primo tempo, mentre Mongelli prova a lanciarsi, non riesce a mantenere questo pallone in campo. Si resta sempre 0-0, ricordiamo. Con le mani Rosano. Lunga, Mongelli di testa. Lombardi controlla. Prova a trovare uno spazio, viene chiuso sempre al solito Pesa, poi la palla all'indietro con il lancio lungo di Gardone verso Leva che la spizza, ma Mongelli chiude, ancora Leva, sempre Mongelli su questo pallone prima di Capasso che alla fine però riesce a guadagnare una rimessa con le mani. Arriva in mezzo Lombardi che spinge. Russo, sempre lui a battere queste punizioni, va lungo, troppo. Quaglietta non riesce a gestire bene. Leva, cambia gioco per Lombardi. Pallone poi per Ascolesi. Si torna da Cardone con il pallone allargato per Ascolesi. Lunga verso Lombardi, esce Tassari non bene e c'è il gran gol di Lombardi nel momento migliore del Beverly Imps. Arriva l'1-0 lo Yoga Malito con Antonio Lombardi che sfrutta un'indecisione di Tassari in uscita, riesce però a trovare anche una buona traiettoria da una posizione non facile. E allora 1-0 Yoga Malito, si è sbloccato il match. Bravo, prova subito diretto, ribattuto poi Quaglietta, non benissimo. Con le mani Lombardi, di testa all'indietro, Aniello, palla che rimane buona per Capasso, occhio e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per lo Yoga Malito. Potrebbe essere un minuto da incubo per la squadra del Beverly Imps. In un minuto subire l'1-0. Poi rigore. Dietro. Ma brutto lui. Ma brutto. Brutto, ma noi. Tutto pronto, arriva il fischio. Capasso. Destro alto. E palla anche fuori dal campo. Adesso non è successo niente, dai. Si resta 1-0 dunque. Era una grande possibilità per lo Yoga Malito andare sul 2-0 nel giro di un minuto. Avrebbe anche un po' forse spezzato le gambe agli avversari. Invece tutto aperto. Palla che va in fallo laterale sempre per Beverly Imps. Ferrante controlla non male. Poi però Lombardi chiude, messa con le mani. Testa di Ascolesi che riesce a lanciare Lombardi che fa una finta, poi cross. Mongelli chiude, zappa tutto il terreno di gioco, crea una buca incredibile nell'area di rigore. Poi confusione, alla fine Ascolesi con la ruleta, c'è fallo. Batte veloce con senza chiamarsi la distanza D'Angelo, tiro però alto. Sei in diretta, cioè, non lo so.
Pallone lungo, Ravo, controllo di petto di Ferrante, palla in avanti, facile per Cardone. Non si vede più niente nel frattempo. Lombardi controlla, protegge e poi la perde, la ritrova e la riperde. E poi la palla non è uscita, anzi sì, secondo il direttore di gara. Lombardi in mezzo, spazzata la palla mentre arriva il destro di Rosano. Nel frattempo Antonio Schioppa era impegnato in una preghiera. Bravo col petto, il pallone cerca di arrivare a Spezia, protegge con il fisico, passa con un bel dribbling, poi la palla è uscita. Su questo pallone prova ad arrivarci Capasso, non lo può mantenere. Ascolesi, vince un rimpallo in area, finta, poi appoggia per il destro di Capasso. Arriva il 2-0 dello Yoga Malito, raddoppio. Si riparte sempre con il tiro diretto in porta di Ravo, anche questa volta alto. Lancio lungo, Spezia da solo, di testa trova Lombardi che di testa trova Capasso, cerca il dribbling ma sempre Russo in chiusura, poi ancora Lombardi, non controlla, si mette col fisico davanti, Spezia cerca di superare Russo senza riuscirci e alla fine è anche fondo, sempre Russo presente, il migliore dei suoi in questo match. Palla in avanti, Quaglietta mette il piede, la alza, Mongelli prova a non mollare, D'Angelo si mette col fisico davanti e protegge la rimessa dal fondo. Occhio a questo pallone orizzontale in aria, Ascolesi deve proteggere con qualche difficoltà, alla fine riesce a trovare lo spazio per uscire, però c'è il recupero con Quaglietta che prova, palla fuori. Lancio lungo, Lombardi, controlla, si ferma, palla dietro, c'è Capasso, fa passare ancora per Lombardi, finta, chiude Ravo, ancora Lombardi che la mette in mezzo, poi Quaglietta controlla e spazza, sul pallone prova ad arrivare Ferrante, c'è D'Angelo, Lombardi la mantiene in campo e torna direttamente dal proprio portiere. D'Angelo, Lombardi, buono. Mongelli all'altra parte intercetta ma non controlla, Capasso col tacco troppo difficile, anche Ravo, alla fine ancora Capasso, Spezia, Lombardi, Capasso, c'è Russo come sempre. D'Angelo, lunga, Lombardi, poi Ascolesi prova a lanciarsi, finta, e poi alla fine ancora Ascolesi. Palla centrale, Spezia di prima, bella palla, Rosano non controlla, riesce, anzi no, a mantenere la palla in campo. Lombardi, in avanti. Bravo, controlla e prova a far ripartire i suoi. Poi rischia troppo, la perde Capasso, palla centrale per Lombardi. La fotocopia del 2-0, cambiano gli interpreti, anzi cambia un interprete. Non c'è Ascolesi a fare l'assist, ma Capasso e c'è Lombardi a segnare, 3-0, però Yoga Malito. Per lo Yoga Malito, si riparte, Ferrante prova la conclusione diretta deviata, D'Angelo controlla, su di lui Mongelli, palla allargata per Lombardi, che poi spazza alzando un campanile. Lombardi la mette giù molto bene. Poi palla appoggiata su Spezia, che cambia tutto con una bella palla per Ascolesi che forse controlla di mano. Cross in mezzo era comunque buono, Lombardi però alza troppo la mira. Quaglietta va via con una bella giocata, poi spinto da dietro, c'è fallo.
Quaglietta col destro, va lui, palla che scende ed esce di pochissimo sopra l'incrocio dei pali. Non era male come traiettoria quella trovata da Quaglietta. Si resta però 3-0. Lombardi dall'altra parte, già in proiezione offensiva, tocca per il fratello, poi palla per Leva, controllo, finta, va sul destro, calcia, palla che resta lì e Capasso trova il 4-0. Doppietta per il bomber dello Yoga Malito, 4-0 per i verde oro. Si riparte. Ora fa niente difficile per il Beverly Imps, vicini alla terza sconfitta di fila su tre partite giocate questa 22esima edizione del Sbordone League nel girone under. Quaglietta, destro-sinistro, va via bene, supera anche un altro avversario, arriva in zona tiro, potrebbe provare a calciare, supera anche D'Angelo, si allarga molto, arriva la scivolata di Lombardi, poi con le mani, palla dentro, palla che passa, Mongelli e Pesa quasi si danno fastidio, il tiro esce piano ed è facile per Cardone bloccare, poi lancio lungo, Lombardi cerca di controllare, la mantiene in campo. Cerca Scolesi, ancora Russo in chiusura, poi la palla lunga di Pesa con Ferrante che sviene sul più bello. E allora altro lancio lungo a Scolesi, la fa passare, poi calcia col destro, Russo in chiusura, sempre a Scolesi di Rabona e poi sviene Capasso, anzi no, sviene Lombardi. Ancora Scolesi. Protegge palla, tunnel! Riesce a passare ancora, doppio passo, finta, in aria, paratona di Tassari. Gli nega un super gol da Scolesi, sempre 4-0. Arriva il cross, primo palo, Capasso, finta, Lombardi, palla. Un minuto alla fine di questo match, sempre 4-0, Mongelli recupera su D'Angelo, anzi su Spiezia, che però riesce a tornare in scivolata da dietro a chiudere. Mongelli, Ferrante, controllo, poi chiuso, ancora, la palla è di Pesa, finta, è giocata di Leva, che però viene chiuso da Ferrante che passa e c'è calcio di punizione. Tutto pronto, punizione, arriva il fischio, Quaglietta col destro, prova a farla passare, arriva il fischio di Schioppa, finisce 4-0, vince lo Yoga Malito, servendo il poker a Beverly Imps. Passiamo con Capasso per il Yoga Malito e Russo per i Beverly Imps. La partita finisce 4-0 per lo Yoga Malito dopo un primo tempo e mezzo equilibrato, perché anche il secondo tempo, anzi forse il secondo tempo, avete trovato l'1-0 nel momento migliore del Beverly Imps. Alla fine riuscite a vincere e trovare la seconda vittoria che vi cambia già il morale dopo la sconfitta della scorsa settimana, no? Veniamo dalla sconfitta, quindi sicuramente dovevamo riscattarci. La partita è stata chiusa fa tutto il primo tempo, molto equilibrata, stesso per i primi minuti del secondo tempo, poi qualche episodio. Fortunatamente è andata bene a noi questa volta, ovviamente poi la partita si è aperta e l'abbiamo sputata noi questa volta. Poteva essere un rischio il rigore proprio sbagliato da te, sull'1-0, potevate andare sul 2-0, poteva provocare l'effetto opposto, magari dare una spinta agli avversari, siete invece stati bravi a trovare comunque subito il 2-0. Abbiamo chiuso subito, diciamo che il pericolo c'era, fortunatamente abbiamo rimesso sul binario giusto e buona così, buona così. Allora, due vittorie in tre partite, un Under League che mai come questa edizione è molto molto equilibrata, ci sono tante squadre interessanti, giovani, dove vi vedete voi a fine? Puntiamo ovviamente al meglio, quindi le prime posizioni sicuramente, poi direi al campo. Allora, grazie Capasso, bocca al lupo, complimenti ancora. Parliamo invece con Russo, per voi tutto diverso il discorso, tre sconfitte su tre partite, cos'è che non funziona in questa squadra? La prima è stata una brutta sconfitta, comunque potevamo giocarci alla pari, invece purtroppo abbiamo preso comunque 6 gol. La seconda abbiamo giocato pure abbastanza bene, mancavo io, mancava Ferrante, il capitano. È stata difficile, l'abbiamo persa all'ultimo minuto proprio. Però parliamo di questa partita, che è stata una partita fino all'ultima mezz'ora molto equilibrata, un tempo e mezzo molto stimolante, sapendo che per gli avversari. Purtroppo proprio sul gol su un episodio, capita spesso, come noi pochi episodi abbiamo avuto, non li abbiamo sfruttati, abbiamo giocato tutti abbastanza bene, purtroppo è stato pure sfortunato, dopo l'1-0 siamo un po' calati, il rigore sbagliato degli avversari poteva essere una grande chance per riprenderci, purtroppo invece non è stato così, ma hanno giocato bene molto loro e ce la meritano. Allora, molto preciso e lucido nell'analisi, io ti faccio i complimenti perché hai fatto una gran partita, in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni per il proseguo della stagione, ci salutiamo, ci vediamo la settimana prossima.